amici e benvenuti a questa edizione speciale del Gormiti Show! In questa puntata esclusiva vi proponiamo i momenti più divertenti e le sfide più emozionanti tra Johnny e Giada con i collezionabili. Una vera top 5 dei travestimenti più simpatici, delle battute più divertenti e delle sconfitte e vittorie che i nostri amici conduttori del Gormiti Show hanno messo in atto in queste puntate. Pronti? E allora partiamo! Al quinto posto troviamo Johnny in versione toro seduto. Vediamo com'è andata. Johnny, prima di tutto come ti sei conciato? E poi cosa stai facendo? Tu non disturbare me. Io preparare per grande battaglia. Io oggi vincere. Tu oggi perdere. Ma ancora con questa storia? Senti, prima di dire altre sciocchezze, iniziamo a giocare. Va bene, questa volta ti batto. Allora, che hai trovato tu? Aspetta un secondo. Ah, io ho Lord Helios. Io ho trovato Koga. Allora, sotto il piede... Ah, sotto il piede ho il numero 7. Io sotto il piede ho il numero 2. Forse il mio travestimento da indiano può avere un senso. E sulla card, il numero 9. Io ho il numero 6. Sì! Non è giusto. 9 più 7. Solo perché hai fatto la canzoncina e hai vinto. 16, segna! E ragazzi, funziona così. Quando uno si prepara e fa l'indiano. Non è giusto. 16 a? Ragazzi. Vabbè, fortuna. La prossima volta rivincerò io. La prossima volta indiano. Al quarto posto la sfida si accende con Johnny in versione uomo di latta. Il mistero sul perché sia vestito così lo potrete svelare guardando la seconda parte dell'episodio 8. Tada! Ma come ti sei conciato questa volta? Come mi sono conciato? Giada, sono l'uomo di latta! Ma come ti è venuto in mente di vestirti così? Ma non... Cioè... Lo capiremo tutti insieme nella parte 2 perché sono vestito in questo modo. Dai, aggiochiamo che è meglio. Dai. Perché sono... Ah, io prendo questa, va? No. Vediamo. Vediamo un po'. Io ho trovato Lord Helios nella versione speciale tutta colorata in modo diverso. Tra l'altro il colore blu è il mio preferito. Io ho trovato Havok. Allora, Giada, sotto il piede ho il numero 1. Io ho il numero 7. Io sulla card ho il numero 9. 9 più 1, 10. Io sulla card ho il numero 7. Quindi... Dai, giochiamo. Sì, giochiamo, hai vinto. Vabbè. Giochiamo. Va bene, arrivo Lord Helios. Vai, io mi nascondo qui. Dai, sconfiggimi, va bene, dai, falla finita, va bene. Hai visto? Sei contenta? Sì, ti ho schiacciato come una lattina, hai visto? No, non è vero. Vabbè, intanto io sono riciclabile, al contrario tuo. Ed ora, amici, arriviamo alle prime tre posizioni. Siamo sul podio, ma per gustarci meglio le tre sfide più divertenti, che ne dite di un uovo di cioccolato? Sono arrivate le uova di Pasqua dei Gormiti! Finissimo cioccolato al latte che racchiude le sorprese dei nostri mitici eroi. Le uova di Pasqua dei Gormiti le potete trovare nei migliori supermercati, non fatevele sfuggire! Ok amici, pronti alla nuova sfida? In terza posizione stavolta è Giada che ci stupisce invocando il potere della natura e più precisamente quello dei quadrifogli. Guarda qui! Giada, ma cosa sei diventata, un albero? No, ho invocato il potere della natura, che è mia amica, e adesso ho il potere del quadrifoglio! Ah, ho capito, anch'io lo facevo da piccolino con gli amici. Prendevamo e facevamo mamma, non mamma, mamma, non mamma, a volte funzionava. Johnny, non sei simpatico, queste non sono margherite, sono quadrifogli. Va bene, sono quadrifogli, quindi? E non fai mamma o non mamma con i quadrifogli. Va bene, quindi? Quindi spero che questa volta finalmente la fortuna sarà dalla mia parte. Ma perché vuoi perdere sempre, Giada? No, adesso vedrai che vinco. Conciata così, vai, giochiamo. Vedremo. Allora, quadrifoglia, scegli. Io prendo questo qua. Questa. L'odore della vittoria. Vediamo un po'. Che bello. Ma ti dico subito che ho trovato un bellissimo Havok. Allora, io ho trovato Yakos. Ok, allora. Sulla card ho il numero 7. Sulla card ho il numero 6. Sotto il piede. Inizia tu. No, inizia tu. Sotto il piede ho il numero 2. Quindi 6 più 2, 8.
Va bene, Giada, e mi tocca, io sotto il piede. Ho il numero 4. Non è giusto! Vinco ma sempre! Ma perché se tu ti travesti vince io no? Vinco sempre! Tu no, mi no, chiesto, non mi è chiesto, giusto! Mi, mi sono travestita, è la fortuna, è tutto quanto! Mi hai chiesto un consiglio sul tuo travestimento? No! Questi sono i risultati, che perdi! Dai, vabbè, andiamo avanti, che è meglio! Al secondo posto, medaglia d'argento per il popolo Mecha, che presta i poteri a Johnny per una super vista nella scelta della bustina, perdente. Devo usare la vista Mecha e mi sono esercitato. Pure la vista Mecha adesso? Sì. Ferma. Queste cose che ti inventi. Eccola! È trovata? Me la dai? Questa sì, vince. Questa è quella perdente. Poi quella che vince è questa. Pronta? 3, 2, 1. Sì. Wow! Lui mi piace un sacco. Lui mi piace un sacco. Mi piace la velocità. Io ho trovato Ultra Zephyr. Io Lord Electrion. Allora, vediamo sulla card. Che numero hai? Io ho il numero 7. Io ho il numero 9. Va bene, sotto il piede. Inizia tu. Io il numero 7. Io ho il numero 3. Vista Mecha, vestito da qualsiasi cosa, vinco sempre. Io sono proprio imbattibile, hanno proprio ragione i ragazzi, i bambini che ci scrivono che io sono... Adesso tu mi fai il truccabimbi, come sono, me l'avevo messo. Che io sono invincibile. Andiamo a fare il truccabimbi, andiamo, vai. Prima di annunciarvi la prima posizione, ho una domanda per voi. Avete disegnato il vostro super pasqualone? Sì, perché il nuovo pasqualone 2020 si può colorare, disegnare, personalizzare. Un mega uovo pieno di sorprese gormitiche che potete trasformare come più vi piace. E mi raccomando, mandateci le vostre opere al Gormiti Show andando su gormitishow.gormiti.com per vederle nelle prossime puntate. Ed eccoci arrivati alla prima posizione. Portano fortuna e sono rosse e nere. Di solito sono molto piccole, tranne quando Johnny decide di travestirsi come una di loro per avere più fortuna. Avete indovinato cosa sono? Che fai? Giada, ma non lo vedi? Sto riordinando. Le coccinelle. Sì, le coccinelle. Sprono le mie amiche coccinelle a mandarmi tutta la fortuna necessaria. Ma ancora con questa storia? Giada, è per la sfida. Lo sai che, oltre a tutta la mia bravura, ovviamente, ci vuole anche tanta fortuna. Sai che le coccinelle portano fortuna, no? E scusa, e fai una freccia verso di te per portarti fortuna? No, verso chi la devo fare? Verso di te la freccia. È ovvio che la faccio verso di me. Ma forse sai, hai ragione, Giada. Ci vuole qualcosa in più. Ta-da! Johnny, ma come ti sei conciato? Sono Johnny la coccinella e sono qui per combattere il crimine e salvare le donzelle dal... Dal pericolo. E comunque Johnny, qui non c'è nessun pericolo. Ah. Nessuno. Shh. Hai sentito anche tu? Che cosa? Deve essere Lord Voidus che è nei paraggi e si sta mangiando anche tutti i miei biscotti. Tranquilla, non se li mangerà tutti. Gianni, allora qui non c'è Lord Voidus, non ci sono i biscotti e non c'è nessun pericolo. Poi, vestito così, non fai paura neanche di una mosca. Quindi, direi una cosa. Iniziamo a giocare, che forse è meglio, no? Vabbè, però tanto mi porterò tanta, tanta fortuna. Vedremo, vai. Io prendo questa. Vabbè, meglio questa. Chi vincerà, Gianni la coccinella o Giada la mosca? Non sono una mosca. Vedremo tra poco. Antipatico. Allora, Io ho trovato Piron. Io ho trovato Lord Voidus, tremate. Vediamo un po'. Sotto il piede ti dico già che è il numero 8. Io ho il numero 5. Nella card. Sento odore di vittoria. Ho il numero 6. Sì, numero 9. Allora, Giada. Allora, vestito da coccinella, vestito da indiano, vestito da uomo di latta. Non è giusto! Vinco sempre! Non è giusto, la prossima volta mi vesto anch'io, scusa. Sono fortissima, la prossima volta ti vesti da mosca. No, non mi piace una mosca, non porta fortuna una mosca. Sai cosa faccio? Adesso vado a mettere i codici nel computer, nel sito dei Gormiti, così poi giochiamo sull'app. Sì, perché questa parte della puntata è finita. Però prima direi che forse è meglio che vai a cambiarti.
Forse mi sa che hai ragione. Ok amici, per oggi dal mondo del Gormiti Show è tutto. Speriamo di avervi divertito con questa speciale classifica e non vediamo l'ora di tornare ancora con nuove puntate. Continuate a seguirci e mandarci i vostri disegni. Ciao!